It's been a long time, I shouldn't have left you without a strong rhyme to step to. Think of how many weeks shows you slept through. Time's up, I'm sorry I kept you. Thinking of this, you keep repeating your miss. The rhyme from the microphone soloist. So you sit by the radio and on the dial soon. As you hear it, pump up the volume. Dance with the speaker till you hear it blow. Then plug in a headphone. Cause here it... Ero ragazzino in discoteca e andavano tutte le musiche degli anni 70-80. C'è stato un periodo in cui ho ballato in televisione, proprio grazie ad alcune gare fatte in discoteca. Sono stato preso e portato in televisione per fare delle trasmissioni con la Pavone, con la Carrà, e ti dirò che poi sono entrato nel mondo dell'aerobica, che apparentemente non c'entra nulla, se non che vincendo diversi campionati italiani e partecipando anche di conseguenza ai mondiali, che si svolgevano sempre negli States, da San Diego a Los Angeles a Las Vegas. Sono rimasto folgorato da una lezione che non facevo, perché non era aerobica vera e propria, era il cardio funk. Cardio funk fatto da Bill Goodson, ed ha studiato questa lezione semplicemente per mantenersi in forma, per fare fitness. E sfruttava ritmi funk. Stiamo parlando dei primi anni 90, e lì ho rivisto un po' quello che avevo notato già nei film di una decina d'anni prima, cioè Breakdance 1, Breakdance 2, e volevo proprio che questo modo di muoversi arrivasse anche qui in Italia, perché ritenevo fosse una cosa diversa, divertente e dove si entrava realmente nella musica. Con l'hip hop ancora non c'era. Ero soltanto io che iniziavo, attraverso gli insegnamenti, attraverso il seguire Bill Goodson, insegnavo questa aerobica cardio funk. Siamo arrivati al 95, 94, 95, lì diciamo che ho fatto un po' il salto di qualità e ho abbandonato completamente quello che poteva essere il fitness aerobico funkeggiante per passare proprio alla danza hip hop. All'epoca sono passato dal modo di muoversi funk di Bill Goodson all'hip hop di Oliver Crumbs II, che era un ballerino conosciuto nei concerti di Madonna più che altro. E le prime tecniche di hip hop le ho prese da lui, con Madonna Grimes, con Tony Stone. Comunque era un hip hop un po' per tutti, non c'era una vera e propria classificazione. E il modello a cui mi ispiro è un insegnante che da noi qui in Italia non è conosciuto, è conosciuto a New York, che ritengo la mia seconda patria, e Claiborne, Lewis Claiborne. Per cui io mi ispiro a lui, moltissimo a lui, anche come tipo di lezione, che lui nella sua lezione mescola un po' tutto, in modo che gli allievi abbiano un bagaglio, un raggio di visione molto ampio. Il discorso che va molto qui in Italia, soprattutto a Roma, è quello del cosiddetto new style. È un new style che non è uguale in tutto il mondo, assolutamente no. Qui da noi ce n'è uno particolare, che proviene da Gus Bamberi, che è un allievo diretto di Renee King, che è la reale inventrice di questo stile, e che è una coreografa di Los Angeles, Renee King. Omid Ingani sicuramente è quello che lo fa nel modo più apprezzato, nel modo migliore, e anche perché ha un bagaglio però grandissimo. Anche lui viene dalla old school. La old school la ritengo un po' la danza classica dell'hip hop. A tantissima gente ho dato l'input per questa cosa tra virgolette nuova. Tra quelli che più conosciuti c'è Joe Sassi, per esempio, e altri che hanno smesso completamente, ed è stato un peccato, Barbara Batiello, poi Gianni Di Giammaria, Lorena Ercolani ha anche iniziato con me. A tanta gente ho dato l'input, e molti poi non è che facciano esattamente le cose che insegno o faccio io, anche come metodo, però sicuramente ho dato una bella spinta, questo me lo autoriconosco e sono felice di questo. Quello che io vorrei dai miei allievi è vederli ballare realmente. Allora io metto appena appena un gradino prima della tecnica, metto il modo di esprimersi, di muoversi. E io ritengo che sia anche la cosa più difficile quella di prendere il ritmo e ballare in un certo modo. Poi la tecnica può venire. Sì.
Tutti gli anni nel periodo in cui io vado a New York c'è l'anniversario della Roxette Crew e è rimasto mitico secondo me l'anniversario del, dunque era del 2005, sì. È stato un party veramente da brivido, si è visto veramente di tutto, a parte i vari personaggi come Mr. Wiggles con cui ho fatto lezione, Jazzy J, Sugar Pop, Feeble, Crazy Legs, tutti questi personaggi qua, ma poi intorno satellitavano altri personaggi non meno forti, non meno conosciuti. E in ogni cerchio c'era uno stile diverso, da B-Boying al Locking, al Popping, all'Electric Boogaloo, c'erano sfide in continuazione, non sapevi dove girare la testa, sinceramente. Spesso ci si dimentica che l'hip hop nasce dalla voglia di divertirsi, e quando parlo di rispetto sta anche nel fatto che io mi rendo conto che questo tipo di danza nasce nei ghetti dove la gente era veramente povera e non aveva una lira, però aveva voglia di divertirsi. Qui c'è gente che fa finta di essere molto hip hop, molto inserito, molto stradaiolo, però poi va a casa da mamma e papà, non c'ha nemmeno casa sua. È un contrasto enorme. Comunque la base è divertirsi. Se uno non si diverte, si prende troppo sul serio, secondo me non è che abbia tanto modo di andare avanti, di imparare cose nuove.